La Galleria degli Uffizi prosegue i restauri delle sculture della sua collezione e l'ultimo prodotto è questo splendido Seneca Morente, normalmente conservato nel primo corridoio. L'opera, che risale al primo secolo d.C., è una delle migliori repliche di un modello che incontrò grande fortuna durante il Rinascimento europeo. Il restauro, finanziato dalla sezione toscana d'Italia Nostra, è stato realizzato da Gabriella Tonini e Luis Pierelli. Questo è uno dei più bei ritratti del cosiddetto Seneca Morente, il ritratto di un intellettuale dal volto scavato, dolorante quasi, che nell'antichità è stato replicato più di 60 volte. La Galleria degli Uffizi nacque a suo tempo come museo di arte contemporanea, visto che Francesco I vi raccolse opere del Cinquecento, quindi a lui coeve. Però il senso della tradizione era fortissimo, il senso della continuità era fortissimo, il collezionismo di anticaglie, come si dice, nella famiglia Medici era molto forte, per cui effettivamente c'è questa commistione, una commistione che noi tentiamo di recuperare. Per raccogliere i fondi con cui finanziare il restauro, la sezione toscana d'Italia Nostra ha organizzato una lunga serie di visite guidate. Visto il successo, non rimarrà un'esperienza isolata. Contiamo, e ne do annuncio proprio oggi, di far proseguire questo progetto con una cadenza, diciamo, annuale, per cui Italia Nostra Toscana restaurerà ogni anno una scultura, un busto oppure anche una scultura più impegnativa, qualora ci fosse una partecipazione di soci molto numerosa a queste visite guidate. Il restauro è stato dedicato alla memoria di Antonella Romualdi, direttore del Dipartimento di Antichità Classiche degli Uffizi, dal 2001 al 2008.